Amici, amiche, le mamme hanno fatto tante citazioni, io è impressionante che si stia impegnando. Volevo dirvi solo poche cose. Noi siamo giusti, finisce qua, nel senso che l'amico commissario aveva detto che forse mancava noi siamo giusti e competitivi. Siamo qui e ritorno al discorso di Marco, del nostro candidato, perché condividiamo non solo un programma politico, ma condividiamo dei sentimenti. Condividiamo, come dicevo, a Maria, che non è mia moglie, ma è che sta preoccupando. Condividiamo un senso valoriale della vita. Condividiamo i caratteri di questa comunità. Abbiamo un senso importante del sacrificio, del lavoro, della famiglia, del servizio. Guardiamo a chi ci sta vicino. Siamo sempre stati tra la gente e con la gente, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Siamo giusti nel senso che abbiamo la cultura, che non è la cultura delle scuole alte, ma è la prontezza di affrontare tutte le situazioni in maniera precisa, e siamo giustamente preparati. Volevo dire ancora un'altra cosa. Abbiamo le capacità per riannodare dei fili spezzati tra questa cittadinanza e il nostro comune. Abbiamo la forza giusta per riattivare questo motore di questo territorio, di questa comunità, che ha dato degli esempi altissimi di personalità. Ricordo il Alfino, il Cattato, i Moschetti, ricordo anche i nostri cittadini di San Chino. Adesso siamo in un periodo di tristezza, abbiamo la necessità di sorridere, abbiamo il punto, voglio dire, di fare le cose sorridendo. Tutti siamo al servizio di questa comunità. Io ho anche il medico qua, pur vivendo a Conversano. Sono ancora residente di questo paese, nonostante mi sono allontanato fisicamente da 25 anni quasi, però conservo tutte le mie cose in questo paese. Noi certamente saremo anche ostili, nel senso che in un periodo di grande crisi, se ci date la possibilità e il giusto consenso, faremo venire, posso dirlo adesso, a cantare Caterina Casella. Dateci qualche altro. Altrimenti le consulenze stradali legali finora gratuite da domani, poi sempre saranno a fare.